Ok, eccoci qua. Nel senso che oggi devo andare un po' più prestino, quindi abbiamo tempo. Abbiamo abbastanza tempo, ma non tantissimo. Configgi due più carte personaggio e una sua azione. Va bene. Non dare 50% qua. Vabbè, qua presumo che devi farti delle cose che non stanno né in cielo né in terra, però ci sta ad essere già il 50%. Allora, come ho detto prima, non ho la minima idea cosa sarà il mio piano. Non so cosa farà. Nel senso che quello che devi aranare non riesco a fare. A meno che devo fare cerco su YouTube, non so neanche io. Mi piacerebbe continuare, onestamente, almeno cerco su YouTube mentre sono lì. Perché non riesco a capire come fare. Che fanno che brucia, non ho neanche usato. Allora si chiama, vediamo se lo troviamo. Guardano un video che ce l'hanno tutti con Golem e sparano di tante di quelle scemenze. Ce n'era uno che faceva il video e fa quando zoomini dietro la telecamera il personaggio scompare, ma se lo fanno tutti i giochi è arrabbiato per quello. C'è ogni tanto veramente. Come si chiama? Ashvat. Cioè, è una cosa ridicola, ogni tanto la gente è proprio esagerata. Cos'è che ho sbagliato qua? Scusa. Ho messo una in più. Non lo voglio usare cosa di Bing, grazie. Vediamo se troviamo cosa fare. E' questo. Ah, c'è due meccanismi. Che però nel gioco ovviamente non ti dice. Ah, sarà una cosa che non abbiamo ancora fortuna. Allora, vediamo un po'. Cioè, magari il gioco voleva che la facevano già, ma non l'ho ancora fatto. Allora, vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a farlo. Se il gioco ci riesce. Sì, quello è giusto. Ci sono due meccanismi. Uno è quello lì che ho già attivato. E poi ce n'è uno qua. Metto questo. Vediamo se riusciamo. Meccanismo 1 è quello lì che abbiamo fatto. 2 c'è un puzzle.
cercare una cosa, un cavo che... un cavo, scusate, una cosa, un puzzle. Ma queste cose non... almeno forse dovrei sbloccarle anch'io nella mia avventura. Cacciccia. Bello, cioè, dimmelo. Se no io penso che sono incastrato nel gioco. Dai. Forse è una cosa che avrei dovuto già sapere. Quindi gioca un pochettino. Dumb, cosa stai facendo? Però onestamente poteva anche farsi un po' più furbo nella spiegata. Dice che c'è una cava qua vicino. Questo non è... fammi vedere un attimo. A meno che sia proprio sottoterra, come dicevo io l'altra volta. Sarà nella cava dove non ero andato l'altra volta. Uemi. Fammi vedere. Tanto non penso che ci carica il mist. Ue davanti a noi dove c'è il fatuo. No, non credo, non andate a parte. Ti guardi la mappa. Da un'altra parte. Solo che cercando quella così la sfida non si capisce un cacchio. C'è che qua. Cavo. Il meccanismo è vicino a una caverna. Va bene. Cerchiamo sta cavolo di caverna. C'è veramente una caverna lì sotto, però non capisco. Le foto sono fatte veramente male. Potrebbe anche far vedere dove è sta caverna con le foto per entrare e non entrare. No, qua non c'è niente. Poi qua eravamo già l'altra volta. Capisco se devo andare, cioè è lo stesso posto che lui dice, ah, uno è qua, uno è là. Sì, ma è lo stesso posto o mi stai dicendo che sono due posti diversi? No. Allora, il primo meccanismo dovrebbe essere attivato l'altra volta. Proviamo a arrampicarci di nuovo sopra, vediamo cosa succede. Al massimo cerco su YouTube, che... non riesco a capirci una mazza. Onestamente le wiki americane vanno anche bene, ma... Mitica al minimo ti spiegano, in italiano almeno ti spiegano ogni minima cosa da fare. In americano invece devi fare quello, sì, ma prima dove devo andare, scusa? Devi entrare nella caverna, spiegami dove sta caverna. Non mettermi una foto, ah, è qua, è nei paraggi, sì, vabbè, grazie. Gentilissimo, uff. Me lo cerco su YouTube, tanto uguale non c'è.
cioè, di diventare matti. Comunque qua c'è un video, mi metto qua il telefono così vedo bene il video. Gioca su console. Onestamente però sembra più comodo sulla play. Dove è entrata di quella caverna? They're very cute. Non so se fa prima la prima o la seconda caverna. Questo già c'è Kokomi, beato. Va dove eravamo andati l'altra volta. Noi. Va bene, allora ho capito. C'è un posticino nascosto un po' a destra. Allora, è praticamente qua sotto, solo che anziché andare dritto vai a destra. Prendo un attimo il tempo passato a guardare. Sì, onestamente ci sono delle cose che ovviamente eliminano la voglia di guardare lo stream, come diceva ragazzo che seguo su YouTube, però onestamente bisogna anche pensare che ho capito che lo tratti anche come un lavoro, ma perché ci diciamo, dai, scusate, è qua, dovrebbe essere. Ma questa cosa non mi piace proprio. Cioè, vediamo intanto qua l'anteprima del video, tanto si vede. Cioè, non riesco a capire, onestamente, perché bisogna essere così fissati. Va bene, ci devi campare sopra, però non riesco proprio a capire. Per il discorso che qualcuno non è riuscito a capire è che c'è uno youtuber che seguo che ha 100, cioè su Breath of the Wild ha fatto tipo 300 e passa episodi, tutto contento ogni episodio, si era nabissimo ma onestamente si guardava lo stesso. Adesso invece è super arrabbiato perché ha fatto troppi episodi su Tears of the King e quindi lui dice che non riesce più a attirare nuove persone. Ma io non lo capisco. No, però appunto sì, come diceva lui in sto video, il discorso è che qualche azione può portare alla noia o la non noia se uno schiaccia via, eccetera. Cioè, deve essere sempre interessante, come un po' guardare la televisione, devi sempre fare qualcosa, no? Che attiri la persona. Ah, forse ci siamo già stati qua dentro. Sì, ci siamo già stati. Ecco perché. Siamo già stati ma non l'abbiamo fatto. Ci deve esserci sempre qualcosa che attira, no?
Però onestamente io voglio anche divertirmi, non riesco a capire. Devo sacrificare me stesso per un bene superiore. Che è quello che stiamo cercando di dire. Cioè, quale sarebbe questo bene superiore? La moneta. Non è divertente, onestamente. Cioè, onestamente ti trovi un lavoro serio e voilà. Non lo so, io la penso così. Non riesco a capire. A me piacerebbe anche a me trasformarmi in un lavoro questo. Guadagnare con quanto guadagnano quelli lì, però la base è che onestamente per starmene chiuso 12 ore al giorno a fare metà da streamare, metà a portare modifiche, guardare Discord, me ne vado a lavorare, faccio la metà delle ore e torno a casa felice con i soldi in tasca. Non so. Io la penso così. Poi ognuno può pensare quello che vuole. Allora, qua cosa devo fare? È brutto da dire perché onestamente è un po' strano. Ah, dove è sto posto? If we've got nothing else to do, why not enjoy the Interessante. story? Sotto un albero c'è tipo un dendrograma. Sì, vabbè, sti cose qua che cacchio. Questo. Ma che cacchio se ne inventa queste cose? Logico che nessuno ci arriva. Proprio ciccio. Cioè, stai lì a pensare, ah, sarà da qualche altra parte. No, poi è proprio lì davanti a te. Mistero. Adesso lo apre e lo chiude il nostro pupazzetto. Cosa cribbio ne faccio. Questo. Ce n'è anche altri due qui sotto. Ok. Mi sembra che c'è un ordine per sto coso. Cos'è che ha colpito? Ah, salve. Lei cosa c'entra? Tutto questo, mi scusi. Ah, non è ancora morto. Re-up, dude. Ne manca uno. Quindi.
E che ha disattivato. No, ce ne sono. Fammi vedere. Dovrebbe essercene tre. Forse è giusto così. For now, but friends are forever. My God. Ci capito un vecchio. Allora, la prima è quella in fondo. Dove siamo adesso? Ok, prima questa. Ah già, ci abbiamo Yao Yao in non voglio collaborare. Forse mettermi in altro team. La seconda è lì. Facciamo come fa lui esattamente. Se non ci perdiamo. Aspetta. Grazie, Kurai. Meno male che esiste Kurai. Does exist the community. Ok, è già attivato. To keep me occupied, old thought patterns start to creep back in, and as soon as I start talking about it, the flashbacks start. Quella è. Anche qua l'ho attivato. Quindi che cacchio manca. I'm confused, dude. I'm confused. Ce n'è una all'angolo solo. Colui che l'ha fatto si è divertito abbastanza. No, speriamo che anche per me c'è sta roba, se no siamo nei guai. I mean, the Nugget. Sì, che schifo. Honestly. This is kinda stupid.
Sono riduto a te. Cioè. Dai, che cook. Ah, sì, si è aperto, che deficiente. Perché ho visto il coso rosso sotto, ho detto, ma che cacchio è sta? Dall'altra parte l'ho già attivato, quindi non dovrebbero esserci problemi. Non c'è ancora l'acqua, non si capisce. No, è... Fammi solo cambiare personaggio perché non ci serve. Vai fare al contrario. Qua mi sa che oggi dobbiamo metterci a bruciare un po' di manufatti. Sapevo già che ti svegliavi, non ci voleva un genio del male per sapere. Continua a colpire lui e tanto gli altri che cacchio ce ne fai, onestamente. Morto, perfetto. Lui segnerà quello che mi preoccupava di più. Yanfei ci starebbe anche in sto team, nel senso che sarebbe epico, epico il fatto è che quando vuoi puoi interrompere l'acqua. Non l'acqua, il fuoco. Solo che con lei non puoi fare. Purtroppo. Mentre siamo qua. Lo so che ho detto che è uno spreco di tempo. I think I deserve it. Tutta sta roba per un po' di... Beh, non è male, insomma. Quello sì. Però. Piace che fa come Shangling. Anche Shangling fa la stessa cosa, no? Aspetta. Shangling lo fa più epico. Devo oserei dire. Adesso scopri che è la sorella minore di Shangling. No, non credo. Sembra un po' difficile. Come cosa? Adesso scopri che c'è un tesoro qua dietro. Spero. No. È collezionabile, non so dov'è. Devo proprio affrontarti. Cacchio me ne frega. Se mi dai una cesta, sì. No, sembra che non danno un cacchio. Vabbè dai, io affronto lo stesso.
tanto mi dà sempre roba inattiva, penso, perché abbiamo il fuoco. Ancora non si roba. Mi piace che c'è un po' di epicità in tutto questo. Carichi Barbara, è come se caricassi il colpo con Barbara, anzi, è veramente così. E poi Yomiya fa fuse slit e via. Pum, pum, pum. Ah, lì è collezionato. Si può anche fare con moltissimo, però, nel senso che usi Barbara a manetta e poi Yomiya la tiri dopo. Qualcosa qua sopra? Curiosità mia. No. Okay. Quindi siamo passati dall'altra parte e adesso l'acqua è. Prosciugata. Probabilmente non ho fatto questo l'altra volta perché la base è che devo andare a lavorare, ne sono andato, sì, forse per quello. Non mi ricordo. Non mi ricordo, so solo che non ho avuto tempo, allora sono uscito da come sono entrato. Allora sì, sarà stato per quello. Prima questo non c'è. Ah, quindi funziona anche con questo? Fammi provare. Alleluia. Poi questi bisogna poi provarli, ma facciamo un po'. What do we have here? Adesso guardo un attimo i me l'hanno fatti, penso che sia il tempo, no, non so. E questi qua ce li facciamo poi. Compensa il primo completamente. Fammi vedere se ne ho tipo 1496 di manufatti, per dire. Lo facciamo adesso, così stasera, tranquilli, tranquilli. 85, quindi me ne mancano 20. Mo, cosa mi dici mai? Questa parte qua l'ho proprio lasciata perdere l'ultima volta. Sembra che ho poca pazienza. Spero che non ho dimenticato niente. A parte dei funghi. No, so. Non penso. I funghi non è che sono così interessanti. Ah, qua c'è una zona di avvizzamento. Sott'acqua. Da notare il filtro grigio. Devo vedere se te lo dice. Abbiamo
momento qua penso che ci sia. Proviamo solo stavolta. Sì, mi ricordo perché il gioco diceva torna indietro e io onestamente non sono neanche tornato indietro da come voleva lui. L'utile teletrasporti rimane quella. La sporcizia lì poi se ne va. Sembra quasi gli effetti di Infamous Second Son. Mi piaceva tanto quell'effetto. Su Infamous Second Son era a pieno. Quando c'era il fuoco, eccetera. C'era proprio quell'effetto lì. Non so, si vede che gli è piaciuto. Anche lì purtroppo hanno deciso di andare per la strada di giochi di samurai, a me non mi interessa, e così il computer fu un'opzione sicura. No, io la PlayStation l'ho sempre comprata per Infamous e Gran Turismo, e soprattutto Gran Turismo. Infamous è venuto molto molto dopo. Però era una scusa in più avere la PlayStation con Infamous, perché era sempre sicuro che usciva un nuovo Infamous quando usciva una nuova PlayStation o due, e non vedevo mai o due Infamous, due titoli. Io non vedevo l'ora, sempre ero veramente contento ogni volta. Però Play 5, cambiato tutto, faremo un gioco di samurai. Onestamente a me non me ne fregava un cazzo. Giusto perché era di moda Dark Souls e stava uscendo Elden Ring, ovviamente questi sono dovuti mettere via. Fare quello. Interesting. Non so cosa dire, non mi è proprio piaciuto. Ma così a caso, non hanno finito neanche il franchising. Cioè, si dice franchising, non so. Cioè, poteva esserci un finale epico, tipo, dipende da chi lo chiedi. Però Mass Effect con Shepard ha avuto un finale con Mass Effect 3. E lì è andata bene. Cioè, nel senso che, boh, finisce lì. Prendiamo Andromeda, prendiamo un altro tizio, voilà. No, invece Infamous, boh, no, insomma, siamo stufi di fare i soliti giochi, adesso facciamo il samurai, chissà perché. Era uscito da poco Elden Ring, anzi, era stato annunciato Elden Ring, forse. O c'erano dei rumors che sarebbe uscito, non me lo ricordo. Allora, subito nel live train, ma fammelo. Ma mi è venuto proprio, ci siamo. Comunque dice qualcuno del nostro team, ci siamo, sento che c'è la spatta, ecco. Non mi è proprio piaciuto perché il finale di Second Son non è un finale della saga, è semplicemente se fai il buono prendi, parla di Cole, parla di come prendi le redini della situazione. Fai cattivo, cominci una guerra mondiale contro persone normali, però no, non c'è un finale, non è come Infamous 2 che Cole muore e basta, cioè tu non sai che cacchio combina questo. Arama dice ottimo. Questo ruolo non è stato corroso da Marana, come Ryan e gli altri. Starly, Palmon, questo labbro di asfalto. Accidenti, come bizzarro. Palmon non essere maleducato, farà arrabbiare l'albero. È un albero potentissimo, è il più antico albero di Vasar esistente. È persino più antico degli Aranar, dei loro raccolti. Migliaia di lune fa, se non di più, qui cantò la regina Aranyani. All'epoca aveva lasciato Valuk. E la foresta non era rigogliosa come ora, quindi il terreno era ancora molto sabbioso. Abbiamo ancora l'accordo. Poiché la sua canzone era quella più simile al canto sorgente,
La sua Arakalari era la più potente di tutti. Quindi Ashvatta rispose alla chiamata e spuntò dal sacco. La regina disse ad Ashvatta che nella foresta c'erano tantissimi nari, intelligenti e bellissimi, ma che erano ancora soli. Dunque doveva nascere più figli della foresta per amicizia grenara. Ok. Fu così che Ashvatta creò un melograno meraviglioso e ricco di suoni, da cui Aramukunda germogliò per primo. Fu il primissimo Aramukunda. Non so se lo dice bene. Beh, dico bene. Col passare del tempo tutti i semi germogliarono e gli Aranara si diffusero come foglie di un albero. Insieme ai Nara facciamo parte del popolo della foresta. E poi c'è stata la guerra degli Arkon e blu. No, non so se questo è dopo o prima la guerra degli Arkon. È per questo motivo che l'albero è il più potente e importante di tutti. Come le donne Nara portano i figli in grembo, ogni Ranara discese da Ashvat e dalla regina Rhiannon. Beh, oserei dire che anche le donne sono forti e importanti. Mi piace parlare. Allora è così che stanno. Scusa, l'albero di Ashvat è davvero straordinario. Dice. Prima di tutto, carta pai, ma come puoi chiamare la madre di qualcuno pizza? A proposito di biglie, giusto, come gli alberi e la terra hanno bisogno dell'acqua per prosperare. Quindi un albero di Valsara ha bisogno di sogni e ricordi per vivere. Ah, allora adesso dobbiamo andare alla tiara. Come dicevo poco tempo fa, l'albero di Ashvatta è il più antico degli alberi di Valsara. Questo abbiamo portato tre frutti di vasone da parte di Ayama e Rama. Ah, ok. Quindi questa ce la teniamo ancora, non lo so, come offerte per l'albero affinché fruttifichi in abbondanza. Quindi crescerà, cioè non sarà più appassito come sembra adesso. I frutti di Vasoma, di Ayama e di Arai? Parli dei frutti dell'albero di Vasara? Dice Pani. Sì, sono quello che sono. Avvicinati all'albero. Non resta a vedersi. Compi il tuo destino come Dragonborn. Come? Come? Dice pure Pani. It's incredible. Ho un po' paura. Presumo che farà un po'. Sì, tutti gli Aranar discendono da questo albero. Fare una connessione con tutti gli Aranar che ti hanno donato la benedizione. Dunque l'albero ti benedirà, ok? Finché indosserai questa ghirlanda, l'albero ti riconosce come figlio della foresta. Quando la togli sarai per sempre bannato. Rama dice, c'è qualcosa che non va nell'albero. Sembra debole, deve essere colpa del marano. Ultimamente compare ovunque. A ogni modo, entreremo nei sogni dell'albero di Ashvat e offriremo i frutti per impiccolirlo. Quindi dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto negli antri di Ashvat. Allunga la mano e whoosh, entriamo nel sogno. È molto intelligente, Paimon. Starly, ragazzi, non appena sei pronto, allunga la mano ed entreremo nel sogno. Va bene. Rama ha appena nominato Marano, Paimon si chiede cosa vedremo in questo sogno. Beh, spero che andrà tutto bene. Tocca a te. Spero che non dura tanto. Beh, abbiamo ancora un pochettino. Mi metto un mega pause. Ma come? In effetti. Perché nel sogno c'era avvizzamento? Boh. Ogni modo dobbiamo sbarazzarci dell'avvizzamento quanto prima. No, io guardavo il mega albero in sottofondo. Perdono, non avevo capito prima perché ci fosse qualcosa che non andava. Non importa, stavi qui con noi, quindi sarà un gioco da capire. Che paura, diciamo. Ah, ci sono questi bestie.
Li odio onestamente questi. Dovrebbe essere facile da buttare giù perché hanno tutti un angolo. L'unica cosa è che sono una rottura di scatole. Adesso dovrebbe nascere il mega boss, no? E quelli lì sono i lupi che hanno anche... attaccato Inazuma, ma dovrebbero essere dei mostri non di questo mondo. Cioè, l'albero sta sognando, quello l'ho capito, quindi tecnicamente non esistono. Però possono entrare, questi gruppi qua possono entrare e uscire come fossero di un'altra dimensione. Almeno ciò che ci ha spiegato Ray è quello lì. Onestamente lei, cioè, mi fa sempre incavolare a pensare, dico, questa qua è no. Cioè, la finta scema, ma è una pazza scatenata. Però mi ha spiegato un sacco di cose. Mi curo sempre perché ho paura che, ecco, infatti, eccoli qua, quelli che pensavo che arrivassero. Sono arrivati a fare amicizia con noi. Adesso non finisce così, noi facciamo così, poi facciamo così e poi facciamo così. E poi usiamo Barbara e poi usiamo... ci vuole un po' buttare giù questi, non è che sia molto facile. Questi momenti mi piacerebbe smettere quando voglio la combo di fuoco, ma purtroppo non dipende da noi. Cioè dipende da noi, ma dipende da noi. Dipende soprattutto da Yuinia. Non puoi interromperla così a fondo. Sembra che è quasi morto, potevo anche lasciar fare. L'elettro ci starebbe da una parte. Allora. Sarei curioso sti gruppi se sono mandati, sono dei mostri mandati. Dall'ordine dell'abisso. Secondo me quelli lì mi immagino il cazzo in finale tipo tipo mo' di Signore degli Anelli, l'avanzata finale, non è che cerchiamo di farli fuori. Non lo so, ci siamo finalmente. Sarebbe strano se il finale ci uniamo contro... Secondo me il finale succederà che ci uniamo contro quelli dell'abisso. Cioè con quelli dell'abisso e dobbiamo far fuori l'arco. Mi dà quell'idea lì, che poi ci rimani male e dici, ma che cacchio sto combinando? Non lo so, boh. Perché di solito i giochi così ti spremono fino alle meningi. Ah, quelli sono bravi, poi alla fine scopri che sono i più bip di tutti. Ci siamo finalmente, dice poi. Poi mi ricorda di aver visto questo albero misterioso in altri sogni, nell'albero del Vasar. Sì. Tra i Regas e Paimon, perdonatemi, non mi ero reso conto che Marana avesse corrotto anche il sogno dell'albero di Ashwat. Innumerevoli parassiti neri stanno corrodendo le radici dell'albero dei sogni del Sar. Credo sia opera di Marana, che sta scuotendo le fondamenta del sogno. Perdonatemi, avrei dovuto immaginare. Vabbè, non fa niente. Nessun problema. Prima stavi a risolvere la faccenda, no? Beh, non è stato.
diventato così tanto facile quanto paio. Vabbè, un gioco da ragazzi. Sì, abbastanza. Ma ciò che accade qui ha degli effetti sul biglietto a caso. Come minimo i frutti dovrebbero restituire un po' del suo potere, conto su di te, Stan, vi diceranno. Alleluia! Zo dice, ci sono ancora tre mondi. Sì, capisco, non pensavo che sarebbe accaduto così presto, ma quando arriverà il momento saprò cosa fare, me lo sento, diceranno. Come nuvole sanno di dover rilasciare la pioggia, pioggia sa di dover cadere sul terreno e seme. Sanno di dover crescere e diventare grandi alberi che producono tanti frutti polposi. Ama qualcosa di strano. Stavo parlando con l'albero, non riuscite a sentirlo? Purtroppo no. Palmer ha visto Anakin parlare con dei funghi prima, ma di solito le persone non riescono a parlare con le piante. Capisco, non lo sapevo, grazie Paimon. Stavi ragazzi, Paimon, non preoccupatevi, andiamo via da questo sogno per adesso. Morirà il capo villaggio? Non lo so. Docili di vita dotati di intelligenza minima, amici. Che cavolo di memoria. Grazie. No, il cuore dell'albero sta splendendo. Che si avvia. Non è stato semplice, ma Rana potrà finalmente guarire. Take this! Dot, dot, dot. What is happening? L'albero è stato corroso da Marana e non può più produrre birra per aiutarvi. Devo piantare un altro albero di Ashvat. Non ci metterà tantissimo Crash? Non preoccupatevi, la velocità di crescita di un albero Vasara dipende dal seme piantato. L'albero mi ha donato tutto il suo potere, i frutti condividono i nostri ricordi, andrà tutto bene. I think it's a trap! Vabbè, il primo albero di Ashvat è... Ringrazio. Ti ringrazio. Ringrazio anche voi. Userò i vostri ricordi per ricostruire il potere dell'anima. E già questi sono quelli che hanno perso la memoria. Che tu hai l'impressione che Rama sia diverso? Sono diverso. Ho imparato tantissime cose e cose nuove. Ora ho molti più ricordi. Sì, in effetti sembra più strano. Strana, vabbè. Ma non preoccuparti, amica mia. Sono sempre lo stesso. Ti aiuterò. Ah, quindi è uno. Capisco. L'importante è che tu capisca, Star. Il Varana del passato è rinchiuso nel fano di Ashvat. È lì che troveremo l'avatar di Mahan. Per Mera, la terra è il Sarva con del veleno di serpente. Finché ogni cosa verde sarà divenuta marrone. Ogni fiore sarà appassito, ogni ruscello si sarà impudorito, ogni creatura sarà morta. È la miseria. Dobbiamo distruggerla. Solo allora crescerà un albero abbastanza forte da produrre birra. Ancora? Cioè, non mi dispiace perché ti dà sempre il primo gemme a manetta, però. Addentrati dentro il fanno di asfalto. Non mi dispiace perché queste missioni ti danno parecchie cose, però. Queste cose qua sono dappertutto per livellare comunque colei, però non è tipo in Asuma che sono in ordine o con i fiori o la cosa lì di Ayak. Dobbiamo suonare la cosa. No, ok, si apre da sola, luce fu. Devo solo vedere se c'è intorno qualcosa. Perché ho sempre paura di... Vivaio dei sogni perduti. Avviato. Ok. Segui Rama nel Varana del passato. Dammi solo un attimo. Quante parti ci saranno? 5.000? No, vabbè, sono curioso. Non è che mi dispiacciono queste messi. Ah, non è solo uno.
La luce. La luce. Alleluia. Onestamente le radici non sembrano male. Beh. Lui è la Spring Dude. Forse se avevamo un Kirara riuscivamo. Sì, era più facile. Senza switchare sempre team. No, bene lo stesso. Sarà una benedizione avere l'hype, perché ritiri lo scudo, almeno ti attivi le cose che vuoi senza stare lì a cambiare team. Rivon! Ok, andiamo. Allora è vero che è stato tutto corroso da mano. Ora ho il potere di combattere, ma rimani vicino a me. Aspetta che attivo il teletrasporto. Wow, una nuova zona questa è proprio. Uff uff, sei troppo veloce, Ram. Davvero scusa, ma giudicare da come frutti non dovrebbe essere faticoso per te. Per volare Palmo deve essere concentratissimo. La rama vai alla stessa velocità di un Seri, d'accordo? Seri, nei racconti antichi Seri erano un'importante specie della bellezza e della saggezza inarrivabili. Viaggiano con i Nari. Viaggiarono con i Nari, gli insegnarono le lingue e la filosofia della natura. Ramon credeva che non fossero altro che lucciole fastidiose. Io ho letto dalla descrizione che sono cose del passato, adesso abbiamo capito che cosa sono i seri, quindi sono delle cose che hanno insegnato ai noi esseri umani a cose nuove ci hanno insegnato. Fin dalla loro nascita i seri erano maledetti, se si fossero innamorati dei Nara avrebbero perso la loro forza e intelligenza. Che i loro corpi sarebbero regrediti. I seri attuali non sono altro che i loro gusci vuoti. Ah, vedi? Avevo ragione io. Quindi ho capito. Avevo ragione io, cioè erano... aiutavano gli esseri umani, poi però adesso sono diventati fantasmini che conosciamo noi. Un tempo un superstite di questa specie viveva nelle profondità del deserto. Dorato era amico della regina e del sovrano di Varuk. Forse nell'Osita Eterna si possono trovare altri racconti su di loro. Perché ci hai raccontato questa storia? In ogni caso non volevo. Va bene. È proprio cambiato, Ramo. Sai anche come evitare le domande. Comunque sia, questa è Varana del passato. Per centinaia d'anni prima della catastrofe è stata la casa di Ranar. Qui... trascorrevamo del tempo con Inar. Sì, a voi avete visitato il nuovo Varana. Tra i sigilli tengono prigioniero l'avatar di Varana, nelle profondità di questo luogo. Per spezzare il primo sigillo servono tre iscrizioni della memoria. Nei ricordi che ho ottenuto questo luogo era un po' diverso, ma dovrei sapere più o meno dove trovarlo. Comunque sia, è molto pericoloso, stavi regasi. Ma non sarebbe meglio... che non ci separiamo. Fatemi sapere quando siete pronti. Abbiamo ancora 10 minuti, non so neanche io se continuare a fare sta roba. No? Voglio riposare ancora. Vedere qua, pazzesco, è un'area tutta e tutto nuovo. Mi piace però. Non prendetevi per strano, ma onestamente le ambientazioni così mi piacciono. Sai, ci sta. Allora, abbiamo 10 minuti. Cosa possiamo fare? Non ho voglia di continuare questo, perché so già che ci vorrà più di 10 minuti. Se mi sono sbagliato, che cacchio se ne frega.
Ah già, lei non è più in fondo. Io faccio questo. 24 sono abbastanza. Mi preoccupa come numero. Dovrebbero bastare perché ne abbiamo tipo 180 di quelli normali. Quindi magari arriviamo a 36. Under the sea. Siamo di nuovo qua. Da qualche parte c'è Kokomi che ci aspetta. Qui c'è un puzzle, ma lo faccio pure. Under the sea. E qua quanto manca? Ah già, dobbiamo anche bruciare il patagioni, va bene. Ma magari domani lo compro. Devo mettermi lì a bruciare un po' di roba perché sennò stasera hanno rottura di scherzo. Allora facciamo quello. Aspetta un attimo. Almeno una ventina, vediamo di nuovo a Barba. Intanto sti manufatti li trasferiamo poi a Coco. Aspetta un attimo. Mollusco c'è. Un po' di doppioni, questo questo, e poi prendiamo questi non servono però, ma questo, questo qua, poi questi, così è il massimo. Sì, lo so, tanto non mi serve a niente. Allora. Uno, due, tre, quattro, cinque. E sei. Quanti qui posso mettere al massimo? Sei. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se riusciamo ad arrivare a livello 16 poi ci fermiamo tanto. Bene così. Allora, 1, questi ci servono, questi no. C'ho tanta voglia di far così. C'ho già tutti i soldi per così. Vabbè. Facciamo. E voilà. Ho triggerato che non è 4.000. Sarebbe 4.000 giusto giusto. Così mi ha aumentato la difesa, l'attacco. Non ho guardato. Carica energia non è male. L'attacco è un po' inutile. Quanto siamo adesso? Devo ancora, o possiamo portare questo a livello 20. Boy. Questo. No, aspetta. Questo.
questo. Ah, poi c'è tutti i berserker, allora devo venire a bruciare i berserker. Allora, siamo pieno di berserker qua, siamo. Questo è il massimo. Ok. Sempre berserker. Onestamente non so che cacchio farmene. Anche questi ne abbiamo abbastanza. Volevo scendere sotto i 13 milioni. Allora. Sai che adesso vanno abbastanza bene. Abbiamo un po' di questi che onestamente non servono un cacchio. Questi ci servono, sono più 12. Questo cos'è? Codice del viandante, no? Anche questo. Io lo so. Va abbastanza. Abbiamo ancora 15.000 qua. Volevo bruciare ancora un pochettino. Allora, lui non mi serve. Neanche lui. Neanche lui, perché quello vi danno da creo. Questi due non mi servono. Questi ce ne troppi. E va bene così. Via. Voilà. Adesso siamo sotto 1004. Speriamo che basta ancora per un po'. Cioè, è veramente poco sotto i 1004. Non ho voglia di scendere sotto i 13 milioni. Tutto qua. Perché mi servono per gli altri personaggi. Tutto qua. Dove sarebbero Mister Fantastic e sua banda? Mizzica, non me l'aspettavo, mi ha fatto un po' di danno. Aia. Ma vattene a fanboy, c'è anche la scala. Onestamente tu non c'entri niente, ci serve questo.
Due usci in più, niente di che. Facciamo questo e poi vi saluto. Tanto. Non vedo l'ora. Speriamo che stasera sia la volta buona che riusciamo a avere Kirara a livello 90. Poi non la livello subito a livello 90. Cioè, volevo livellarla subito, poi ho fatto qualche ragionamento. Mi sono detto, ma perché devo. Cioè, allora livelliamo Yo-Yo prima di livello 90. Allora. Dove che sono questi? Eccoli qua. Speriamo che basta. E veramente ci sta quello che dà il mollusco. Ringrazio il ragazzo che mi ha detto di sta combo qua, perché la cosa più bella forse all'inizio non mi convinceva, ma il fatto che fa, no sbaglio, che fa danni da normale e ne fa tanti, è la cosa migliore, perché se tu hai un nemico davanti che è resistente all'acqua, puoi comunque usare la barriera di Barbara in un modo efficace, e ci sta come cosa. Vabbè, adesso mi vado a riposare un pochettino, poi ci vediamo sera. Allora, andiamo qua. Ne ho 180, mi sembra, o non mi ricordo, di quelli normali. Poi ne ho tipo 0 di quelli. Non ne vuoi andare? Perché ne avevo poi usati ieri per livellarla. Mizzica. Sta Kirara qua è una cosa assurda. Qua non abbiamo neanche abbastanza per livellarci l'arma di Kirara. Però sembra un'ossessione. No, non è un'ossessione, che lo voglio come personaggio, ma è talmente difficile da buildare che sembra che sto tirando i numeri. Sì, devi farne 58 di questi. Allora, abbiamo bisogno di questi. Ne abbiamo 3. Ne servono 13. Mi sembra. Qua ne facci, ne abbiamo abbastanza. Il problema è che, di nuovo, ci ciucciamo tutte le risorse. A me non è che mi piace molto come cosa. Cioè, è assurdo come. No, ne abbiamo bisogno di 24. E andremo letteralmente a fregarci tutte le risorse. Beh, a questo punto non fa niente, cioè nel senso che i resti in gufo saranno dedicati ai personaggi come facciamo sempre. Non posso fare altrimenti. Vabbè, vi saluto, grazie per avermi guardato anche oggi e non c'è niente, quindi ciao ragazzi, vado a riposarmi un po' prima di andare a lavorare. Buon proseguimento. Poi ci facciamo anche, aspettiamo le prime gemme prima del prossimo ban. Ok? Ciao ragazzi. Ciao. Magari domani, non so, lunedì, mancano 3 giorni. Devo solo ricordarmi. Vabbè, se non mi ricordo non fa niente. Ciao ciao. Ciao. Ciao ragazzi.